Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In questo momento, secondo paese al mondo per numero di contagi e quinto per numero di decessi, l'Italia continua a pagare un prezzo molto alto alla pandemia. Un prezzo richiesto anche e forse soprattutto a chi di Covid non si è ammalato. Oggi Cittadinanza Attiva ha presentato il suo annuale rapporto civico sulla salute, che questa volta misura i danni provocati dall'emergenza al buon funzionamento dei sistemi sanitari regionali. Tra gli effetti collaterali registrati nel 2021 ci sono quasi 2 anni di attesa per una mammografia e circa 1 anno per un'ecografia o per una TAC, 180 giorni per una risonanza magnetica, 100 per una colonoscopia. Ci sono i tempi lunghi, troppo, anche per chi deve entrare in camera operatoria, fino a 1 anno per un intervento cardiologico e ortopedico, 6 mesi il tempo medio di attesa per un intervento oncologico, idem per le visite specialistiche. Cittadinanza Attiva e la rete del Tribunale per i diritti del malato hanno ricevuto l'anno scorso quasi 14.000 segnalazioni. La maggior parte denunciava l'impossibilità di accedere alle prestazioni ospedaliere, il problema delle liste d'attesa, già tallone d'Achille del servizio sanitario in tempi ordinari, durante l'emergenza Covid è esploso, ovviamente aggravato dalla sospensione degli interventi non salvavita. Ma molte segnalazioni, le più disperate, hanno riguardato la caduta di altri servizi cruciali, come l'assistenza fornita alle famiglie dai dipartimenti di salute mentale. Ora si tratta di recuperare e di nuovo, come è accaduto in questi anni, il federalismo sanitario darà in alcune regioni il meglio e in altre il peggio di sé. Siamo in chiusura.